Salve a tutti, avidissimi ascoltatori. Questo video è un semplice estratto di uno dei tanti libri dedicati alla mitologia scritti dalla impeccabile Mila Fois. Per questione di copyright non posso leggere più di un paio di capitoli, ma vi invito ad andare a vedere e ad acquistare i libri di Mila tramite i link che vi lascerò in descrizione. E ovviamente lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Buon ascolto. I miti egizi di Mila Fois. Capitolo 1. La creazione. All'inizio vi era solo Nun, il grande oceano primordiale, conosciuto anche come divinità delle acque sotterranee, raffigurato come un uomo dalla carnagione verde bluastra, con una testa di rana piumata. Le vaste acque di Nun circondavano una prima collinetta di terra emersa, e fu lì che, secondo tradizioni diverse, ebbe origine la vita. Fu proprio su quel primo lembo di terra che l'oca selvatica Gengen, talvolta manifestazione del dio Shu, depose il suo uovo, che conteneva ogni cosa presente nel cielo e nella terra. Secondo la teologia di Hermopolis, devota al dio Thoth, l'uovo sarebbe invece appartenuto a un ibis, animale sacro al dio della sapienza. Assieme a 8 dei, in forma di 4 serpenti e 4 rane, Thoth avrebbe poi dato origine al creato. Un frammento dell'uovo cosmico era conservato, o almeno così si riteneva, nel tempio di Hermopolis. A Memphis, invece, dove si venerava Ptah, si riteneva che 8 divinità, emanazioni del divino architetto, avrebbero dato vita al tutto, facendo emergere dalle acque primordiali un fior di loto che si dischiuse, contenendo un bimbo solare fatto di pura luce. Quando i petali si aprirono, una grande luce irradiò tutta la terra. Era nato Atum-Ra, il dio solare, il cui nome racchiude sia la radice del tutto che quella del nulla. Secondo i testi delle piramidi, invece, dai flutti fertili e limacciosi come quelli del Nilo, emerse la vacca celeste, portando il disco solare di Atum tra le corna. Comunque siano andate le cose, il dio solare riempì il mondo con la propria luce, generando 2 figli, un maschio e una femmina, Shu e Tefnut, che simboleggiano rispettivamente l'aria e l'umidità. E nei rilievi di Leontopolis appaiono come una coppia di leoni. Atum li creò a partire da se stesso, grazie alle proprie lacrime, alla propria saliva o al proprio seme. Shu e Tefnut, però, caddero nelle acque primeve e si smarrirono, gettando nello sconforto il loro genitore, che non riusciva più a trovarli. Deciso a risolvere il problema, il dio solare mandò il proprio occhio destro a cercarli. Una entità femminile che rappresenta l'occhio del dio sole partì a sondare le immensità del mondo ancora avvolto nel caos e riuscì a trovare i 2 gemelli smarriti. Mentre era via, Atum-Ra creò per se stesso un secondo occhio, meno brillante del primo, dando così origine alla luna, che per gli egizi è il suo occhio sinistro. Ma quando Wadjet tornò assieme ai fratelli ritrovati, arse di gelosia scoprendo di essere stata sostituita. Per placare la sua ira, il dio la tramutò in un serpente che si sarebbe avvolto sul capo dei faraoni, rappresentando la corona rossa del Basso Egitto. Risolto questo problema, il dio poté quindi rallegrarsi del ritorno di Shu e Tefnut, piangendo di gioia e di commozione. Fu proprio da queste lacrime che ebbe origine il genere umano. In antico egizio, le lacrime erano chiamate Remut, mentre gli esseri umani erano chiamati Remeti, legati quindi anche a livello fonetico al pianto del loro creatore. Secondo un'altra tradizione, sarebbe invece stata l'antichissima Dea Neith, la fiera cacciatrice di Sais, a trarre fuori i primi esseri umani dall'oceano primordiale, utilizzando una rete che lei stessa aveva intessuto. Dall'unione di Shu e Tefnut nacquero Geb e Nut, una coppia di divinità che, proprio come i loro genitori,
saranno sia fratello e sorella che marito e moglie. Geb, il maschio, rappresenta la terra e la fecondità, simboleggiato dall'oca selvatica, che ne descrive il nome in geroglifico, mentre Nut è il cielo, la notte della pelle blu, punteggiata di stelle. Secondo gli egizi, Nut è la volta celeste e all'alba divora le stelle per poi partorirle nuovamente la notte seguente. Per questo viene considerata una dea della nascita e della risurrezione. Geb e Nut si amarono sin dal principio e la loro unione riempirà di gelosia. Il dio solare vietò ai due di stare assieme e ordinò a Shu di intervenire per separarli. Da questa divisione tra cielo e terra si creò lo spazio necessario perché gli esseri viventi potessero abitare il mondo. Nelle raffigurazioni troviamo Nut, il cielo, posta in alto, in posizione inarcata, con mani e piedi posati al suolo ma il resto del corpo sollevato, mentre Geb, la terra, se ne sta sdraiato sotto di lei. In mezzo, a separare i due, troviamo Shu, l'aria. Anche nella cosmologia greca si dovette fare spazio per le creature viventi, separando Urano da Gea, il cielo dalla terra, dando così la possibilità alla stirpe divina di vedere la luce, anche se appare interessante l'inversione dei ruoli che avviene nel mondo egizio. Solitamente la terra possiede una connotazione femminile e il cielo è il regno di divinità maschili, mentre in questo caso il cielo è la dea Nut e la terra suo marito Geb. Ra, offeso da quello che considerava come un tradimento da parte di Nut, gettò su di lei una maledizione, dicendole che in nessuno dei 360 giorni che componevano l'anno egizio avrebbe potuto partorire i figli che aspettava da Geb. La dea, disperata, andò a chiedere consiglio al tre volte saggio Thoth, il quale le disse di non preoccuparsi in quanto avrebbe architettato uno stratagemma. Si recò dunque da Khonsu, il dio bambino preposto al controllo della luna, che nei tempi antichi veniva utilizzata per misurare il tempo. Khonsu aveva molta stima di Thoth e spesso lo accompagnava nei suoi viaggi. Perciò quando questi lo invitò a fare una partita a Senet, accettò di buon grado. Questo gioco si svolgeva sopra una scacchiera con 30 caselle e ciascun giocatore aveva a disposizione 7 pedine che dovevano essere portate in fondo al percorso, evitando i pericoli di alcune caselle e recitando preghiere e inni sacri quando era richiesto. Si trattava di una metafora del viaggio delle anime nel Duat, il mondo dei morti, e per questo veniva deposto anche all'interno delle tombe. Il dio lunare e quello della sapienza si fidarono dunque nel gioco del Senet. Ma prima di iniziare, lo scaltro Thoth dichiarò la posta in gioco. «Se vincerò mi darai una parte del tuo argenteo splendore. Non dovrai preoccuparti perché ti chiederò solo una minima frazione, appena un 72esimo della tua pallida luce. Accetti?» Khonsu era certo di vincere. Inoltre, la posta in gioco non gli sembrava così eccessiva. Quindi lanciò le 4 stanghette di legno, la cui combinazione avrebbe decretato il numero di caselle da far percorrere alle sue pedine, dando inizio alla partita. Come c'era da aspettarsi, l'astuto Thoth riuscì a battere il giovane avversario e ottenne dunque un 72esimo della luce lunare. Questa vincita può sembrare bizzarra, eppure il dio dalla testa d'Ibis aveva pensato a tutto. Nell'antico Egitto, così come in moltissime altre culture, il tempo si misurava grazie alle fasi lunari. Perciò se Thoth aveva ricevuto una parte del potere di Khonsu, aveva in realtà guadagnato una frazione di tempo. I giorni dell'anno erano 360. E un 72esimo di 370 corrisponde esattamente a 5. Il dio della sapienza aveva ora a disposizione ben 5 giorni in più e li donò a Nut perché facesse nascere i figli avuti da Geb, che a causa della maledizione di Ra non potevano nascere in nessuno dei giorni del normale calendario. Da quel momento in poi l'anno egizio contò 365 giorni, di cui gli ultimi 5 erano considerati al di fuori dell'anno e si chiamavano epagomeni, ovvero supplementari,
ed erano un periodo di festa. Segnavano il passaggio all'anno successivo. Nut poté dunque dare alla luce i suoi bambini durante questi giorni fuori dal tempo. Il primo giorno nacque Osiride, poi venne Horus, l'antico, o Harwer, conosciuto dai greci come Aroeris, dunque Set, Iside e infine Nefti. Secondo Plutarco, nel suo trattato De Iside et Osiride, i figli di Nut non erano tutti di Geb. Osiride sarebbe stato procreato assieme a Ra, mentre Iside era considerata figlia di Thoth. Dal momento che questo dio scaltro e dotato di grandi poteri magici aiutò spesso la dea nel corso delle sue avventure e le insegnò numerosi incantesimi. Talvolta i figli di Nut e Geb non sono 5, ma 4. Horus l'antico manca all'appello, in quanto numerosi elementi del suo culto si fusero in tempi più recenti con quelli di Horus il giovane, figlio di Iside e Osiride. Questi 5 dei divennero molto importanti all'interno della tradizione egizia, e un mito descrive come Tefnut si adirò, vedendo come i suoi nipoti ottenessero maggior venerazione. La sua rabbia era tale che si tramutò in una feroce leonessa e fuggì verso le regioni nubiane, dove le divinità in forma leonina erano tenute in altissima considerazione. Senza la dea dell'umidità, della pioggia e della rugiada, l'Egitto si ritrovò a dover sopportare una terribile arsura, e sia gli esseri umani che gli animali rischiavano di perire a causa della sete. Tefnut, come anche Sekhmet e altre dee leonine, viene considerata l'occhio di Ra, e la sua fuga a causa della gelosia si può ricollegare a Wadjet, che scoprì di essere stata sostituita da un occhio più debole e argenteo, ovvero la luna. L'indignazione di Tefnut stava mettendo in ginocchio l'intero paese, perciò gli dei decisero di fare qualcosa per placarla. Il modo in cui ci riuscirono differisce nelle varie fonti. Alcune dicono che fu il suo fratello e sposo Shu a rassicurarla e a riportarla indietro, dopo averle fatto sbollire la rabbia con un bagno tra le fresche acque del Nilo. Altre invece chiamano in causa il dio Onuris, o Anhur, probabilmente di origini sudanesi, il cui nome significa colui che riporta indietro la lontana. Questo dio cacciatore, raffigurato con 4 piume sulla testa e armato di lancia, seguì le tracce della leonessa attraverso l'ostile deserto nubiano e fu in grado di riportare la dea fino in Egitto, dove poi la sposò. In questo caso non si tratta però di Tefnut, ma della sua versione nubiana, Mehit. Tuttavia lei e il consorte Onuris vennero in seguito sincretizzati con Tefnut e Shu. Esiste però una leggenda secondo cui sarebbe stato l'astuto dio Thoth a far tornare indietro la dea in grado di restituire all'Egitto la pioggia e l'umidità. In una versione del mito, conservata nel papiro demotico di Leiden, il dio Ibis si tramutò in un feroce babuino e si trovò a combattere contro la dea, che aveva assunto le sembianze di un gatto nubiano e che lo derise in quanto si riteneva di gran lunga più potente, mostrando di essere persino in grado di sputare fuoco. Thoth comprese che l'uso della forza in questo caso si sarebbe rivelato inutile e che il modo migliore per averla vinta era ricorrere alla propria saggezza, raccontando a Tefnut delle storie edificanti che le dimostrassero che anche il più feroce dei leoni avrebbe fatto meglio ad accettare l'aiuto di coloro che riteneva insignificanti, perché si sarebbero rivelati degli alleati preziosi. Un giorno, cominciò a raccontare, un leone stava attraversando il deserto, quando incontrò una pantera, gravemente ferita, e le chiese chi fosse stato a ridurla così. Questa lo mise in guardia, avvertendolo di fuggire non appena avesse visto l'uomo apparire in lontananza, perché si trattava dell'animale più pericoloso di tutti. Il fiero leone, però, non aveva paura e durante il suo viaggio incontrò numerosi altri animali, feriti dai cacciatori o caduti nelle trappole. Ma i loro avvertimenti di stare lontano dall'uomo non facevano che accrescere la sua rabbia. Il leone voleva incontrare questo crudele predatore e vendicare i suoi compagni del regno animale, perciò continuò ad avanzare.
In quel momento, tra le sue zampe corse un topolino. Il primo istinto del leone fu quello di schiacciarlo, ma il roditore lo pregò di fermarsi. «A cosa ti servirebbe uccidermi?» gli fece notare. «Non sono abbastanza grande da sfamarti, però se mi risparmierai la vita, prometto di aiutarti quando sarai in difficoltà!» Il leone scoppiò a ridere, ritenendo di non avere bisogno dell'aiuto di un topo. Comunque ne fu impietoso e lo lasciò andare. Dunque riprese a dare la caccia all'uomo. Infine lo trovò, ma le cose non andarono come aveva sperato. Il cacciatore umano riuscì a far cadere il grosso felino nella sua trappola e lo immobilizzò all'interno di una rete. Non importava quanto il leone desse sfoggio della sua forza, restava imbrigliato tra le maglie e sarebbe rimasto inerme fino all'arrivo del cacciatore, se solo il topolino non si fosse ricordato di lui. Il piccolo alleato si intrufolò lesto nella rete e grazie ai suoi denti affilati la rosicchiò fino a liberare il leone, ripagando il debito. Grazie a quel gesto, i due divennero amici e il topo si sistemò nella folta criniera del leone, dandogli utili consigli su quali zone evitare per stare lontano dall'uomo. La forza del primo e l'astuzia del secondo assieme permisero ai due di attraversare indenni il deserto. Tefnut ascoltò questa storia con interesse, tanto che si placò, accettando l'amicizia di Thoth e viaggiando assieme a lui verso casa, proprio come avevano fatto il topo e il leone. Accettando l'amicizia di Thoth e viaggiando assieme a lui verso casa, proprio come avevano fatto il topo e il leone. L'occhio di Horus. Tra i tre figli maschi di Nut e Geb si instaurò subito una forte gelosia, specialmente a causa di Set, il rosso dio del caos, del deserto e della violenza. Viene raffigurato con una coda a forma di freccia e dotato di una testa di asino o di formichiere, talvolta riconosciuta invece come il muso di un orritteropo, un animale notturno che vive nell'Africa centrale e meridionale. Gli egittologi non sono concordi sul tipo di animale che ispirò la testa di Set, e qualcuno ritiene che l'aspetto di questo dio sia volutamente formato da elementi misti e casuali per rappresentare appieno la sua caoticità. Anche questi dei sposarono le proprie sorelle. Set prese in moglie Nefti, la dea dalle grandi ali di falco, mentre Osiride divenne il marito di Iside. All'inizio, Horus l'Antico, divinità ieracocefala, ovvero dalla testa di falco, e spesso raffigurata anche con il corpo di leone, governava l'Egitto settentrionale, e la sua città principale era Nekhen, che i greci chiamarono Hierakonpolis, cioè la città del falco, mentre Set regnava al sud, dalla città di Ombos. I due rappresentavano il regno suddiviso in due parti, e nonostante tra loro ci fosse una lotta costante, nessuno riusciva a prevalere sull'altro, e le cose si mantenevano in perfetto equilibrio. Horus l'Antico rappresentava le potenze luminose del giorno e dell'ordine, mentre Set, la sua controparte notturna e caotica. Ben presto, però, il dio del deserto rosso si stancò di quella situazione di stallo e decise che l'intero Egitto dovesse spettare a lui solo. La lotta fratricida si fece molto più serrata e violenta. Set era noto per la sua imprevedibilità e crudeltà, e durante il combattimento contro Horus riuscì a strappargli via l'occhio sinistro, scagliandolo poi lontano, dove nessuno sarebbe riuscito a ritrovarlo. In quel momento il cielo notturno divenne completamente buio, perché la luna, che è considerata l'occhio sinistro del dio solare, era scomparsa. E questo gettò nella disperazione non solo i due combattenti, ma anche chiunque altro stesse guardando il cielo. Horus, sfregiato e accecato dal dolore, passò al contrattacco, colpendo Set ai testicoli e ferendolo in modo irrimediabile, rendendolo sterile, proprio come il deserto di cui era il signore.
La situazione era precipitata al punto che i due tornarono a recuperare le forze tra i propri alleati. Horus senza un occhio e Set ormai reso sterile. Nell'antico Egitto, non poter avere figli era un disonore. Per questo Set viene considerato il dio dell'arido deserto, dove nulla riesce a crescere. Nonostante avesse subito questa grave ferita al corpo e all'orgoglio, il dio del caos non intendeva arrendersi. Ma Horus non poteva permettere che il crudele fratello l'avesse vinta. Anche perché, senza l'argente a luna, la notte era divenuta ancora più oscura e terrificante. Era necessario intervenire per riportare la luce e la pace. Perciò Horus l'Antico si rivolse al più saggio tra gli dei, Thoth, e lo implorò di fare qualcosa. Il dio della conoscenza chiamò quindi a raccolta 28 divinità, chiedendo di cercare dappertutto l'occhio di Horus. Il loro numero non è casuale, perché è proprio in 28 giorni che la luna completa il suo ciclo di rinascita. Dio Falco, intanto, aspettava angosciato il ritorno delle divinità dalla loro missione e venne preso da un grande sconforto quando si accorse che queste erano riuscite a recuperare il suo famoso occhio argentato, ma non certo tutto intero. I pezzi che gli furono tristemente depositati davanti erano ben 64. E ormai il dio cominciava a rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre l'occhio sinistro. Thoth però era ottimista e dopo aver ringraziato gli dei per aver raccolto tutti quei frammenti, suggerì di mettersi al lavoro per ricomporli. L'occhio di Horus venne chiamato anche Wadjet e il suo simbolo è scomponibile in 6 geroglifici che ne rappresentano le varie parti e se messi assieme lo ricreano per intero. Interessante è il fatto che questi frammenti indichino anche i 5 sensi più 1. La parte sinistra dell'occhio, che misura un mezzo, quando si trova da sola rappresenta il senso dell'olfatto, mentre quella destra, un sedicesimo, è l'udito. La pupilla, che consiste in un quarto del simbolo, naturalmente è collegata alla vista, mentre il sottile sopracciglio, un ottavo, è il pensiero, i due segmenti che completano il geroglifico, come due linee sotto all'occhio, una verticale, simile a una lacrima, e l'altra obliqua e arricciata all'estremità. Rappresentano rispettivamente il tatto, un 64esimo, e il gusto, un 32esimo. Il Wadjet era utilizzato sia come simbolo di protezione che come unità di misura. Ed è interessante notare che, sommando assieme tutte le frazioni, non si ottenga un intero, ma un totale di 63 64esimi. Che fine ha fatto quel 1 64esimo mancante? Quella minuscola porzione non può essere percepita e tantomeno misurata. Rappresenta la magia, elemento mistico e imperscrutabile che il dio Thoth aggiunse ai vari pezzi per rimettere insieme l'argente occhio di Horus e permettere al dio Falco di tornare in battaglia più forte e deciso che mai. Quando Set vide che il suo nemico aveva un occhio nuovo, divenne ancora più furioso. Il dolore che provava era superato solamente dalla profonda umiliazione ricevuta. I due dei si scontrarono di nuovo con rinnovata animosità. Ma questa volta fu Horus l'Antico ad averla vinta, sconfiggendo il fratello ed esiliandolo nell'arido deserto, unificando l'Egitto sotto le proprie insegne del falco solare. Questo mito viene anche associato alle eclissi lunari, che per gli antichi egizi sarebbero il momento in cui Set, tramutato in feroce cinghiale, rincorre la luna e la divora, così come in origine l'aveva distrutta, spezzandola in numerosi frammenti, ricomposti poi grazie alla magia di Thoth. Grazie dell'ascolto. Attivate la campanella se non volete perdere nessuna uscita dei prossimi estratti dei libri sulla mitologia di Mila Fois. Grazie dell'ascolto.